Dopodiché io rilascio un'intervista a un giornale che si chiama Il Salvagente, Sì. è una settimanale, era il numero 38 del 2012. 38 del Sono 2012. diverse pagine di intervista con me e a cui risponde in maniera veramente, veramente preoccupante l'epidemiologa dell'Istituto Superiore di Sanità che si chiama Stefania Salmaso. Questa dice delle cose che sono veramente preoccupanti, cioè dice che quello che diciamo noi non è vero perché loro fanno tutte le analisi. Ora, se fanno tutte le analisi e non vedono quella ferraglia, io mi chiedo che cosa faccia l'Istituto Superiore di Sanità, perché qui la roba è visibilissima, visibilissima. In questo stesso numero della rivista, però, c'è anche il direttore medico della Sanofi Pasteur, che produce il Gardasil per l'Europa, in joint venture con la ditta A americana, a Roma. Roma, e lui molto, molto serenamente e onestamente scrive, cioè rilascia l'intervista e dice: no, no, quello che ha fatto Montanari e sua moglie è perfettamente corretto, cioè c'è veramente quella roba lì dentro. Quindi smentisce l'Istituto Superiore di Sanità. Scusi, Ma perché su lo che dice? giornale? Il Perché Salvagente. questo sul C'è Salvagente. sempre No, sul invece Salvagente. il Tutto sul Salvagente. è tutto sul Tutto sul Salvagente. Salvagente. Fantastico. Quindi sullo E stesso si giornale. trova tutto sul giornale numero 38 del 2012. Bene. A quel punto lui dice: è vero, quella roba c'è, ma siccome non c'è nessuna legge che parli di quelle particelle, cioè dei frammenti di piombo, dei frammenti di titanio, dei frammenti di acciaio, chi se ne frega? Oh, Cioè, mi faccio capire una cosa. No, lei ha capito io benissimo. avevo anche capito, ma io penso che a casa stanno pensando più o meno così. No, Cioè, basta siccome leggere manca la l'intervista. legge, puoi metterci quello che vuoi nel corpo Ma umano. manca ancora la legge. Quella era un'intervista del 2012. Oggi siamo nel 2017. Ho Sono 5 anni. capito. Manca ancora la legge. Ok, però adesso c'è un obbligo che se vuoi iscrivere tuo figlio all'asilo nido di 3 mesi. Con queste porcherie qui, dal momento che manca la legge, lo possiamo fare lo stesso. Bene.